Ma guardate che questa è una prova difficilissima, quella che mi state facendo fare, Dei colori primari si ottengono i colori secondari. Certo. Vediamo se si ricorda come si ottengono. Come si ottiene l'arancione? Che è uno dei miei colori preferiti. Sai che ho casa che praticamente è quasi tutta rossa e arancione. Allora, mettiamo un po' di giallo, mettiamo un po' di rosso, vediamo però ragazzi, perché io, vediamo un pochino No! No, ma questo non è arancione! No. Aspetta, aggiungiamo un po' di giallo? Fai come vuoi. Come faccio? Il blu no, di sicuro, non credo. No. Vero? Allora, aggiungiamo un altro po' di giallo. Il colore rimane, questo già l'hai messo. Vabbè ragazzi, abbiate pietà. Vedo. Ma perché? Vabbè. Allora, vai. Vabbè, andiamo avanti. Dimmi. Come si ottiene il viola? Non suggeriamo. Aspetta, vediamo. Beppe, mistero. Allora, rosso. Bello questo rosso però, eh. Oh. 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 Viola! È venuto viola! Sbaglio con le cose! E poi? Ora procediamo! Ora procediamo con che cosa? Come si ottiene il verde? Col blu e il giallo si dovrebbe ottenere il verde. Vogliamo? Faccia! Mamma mia, credo che sia una delle prove più difficili che io abbia fatto nella mia vita, questa. E ne ho fatte di prove nella vita. Non ce l'ho fatta! Guarda, il verde! Un negozio di fiori? Sì. Vai! Grazie! Un'ultima domanda! Dimmi! Però non devo usare nessuna tela, solo un'ultima domanda. Se si mescolano tutti e tre i colori primari, quale colore si ottiene? Il bianco? No! Allora, rosso. Rosso, blu e giallo. Qual è? Che colore? È il colore che non ama. Marrone? Sì!